Sia lodato Gesù Cristo. La festa di Gesù, Re dell'Universo, ci ricorda che un giorno ci sarà una conclusione della storia e ci sarà un rendiconto definitivo di come abbiamo usato la vita, il dono della vita. È importante prepararci a quel momento, cercando nella parola di Dio la luce che in anticipo ci fa vedere quel che accadrà alla fine dei tempi. Dice Gesù, quando il Figlio dell'uomo verrà, sentite la forza e la sicurezza di questa parola, verrà. Quando verrà, nella sua gloria, con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. Quando Gesù verrà, si siederà sul trono della sua gloria. Allora il mondo non finisce con lo scenario delle prepotenze che vediamo ogni giorno. Il mondo non finisce con la banalità e la volgarità e la corruzione, con la falsità, con le menzogne e con le stolte rivalità che ogni giorno ci scorrono davanti agli occhi. No, verrà il Signore, ritornerà il Signore e ognuno avrà quel che ha meritato. E non sarà possibile nessun inganno, nessuna furbizia, nessun trucco. Questa certezza ha dato la forza a Maria Goretti nel difendere la dignità del suo corpo e della sua anima e le ha dato la certezza della vittoria. Questa certezza, Gesù verrà, ha dato la forza a Massimiliano Kolbe nel buio cupo di un campo di concentramento e gli trasmise l'inondazione di amore che lo rese vincitore. Questa certezza sosteneva Damiano De Vester mentre dava serenamente la vita per i lebbrosi nell'isola di Molokai e nessuno vedeva, ma Dio sì. Questa certezza ha dato forza a padre Michele Pro, mentre in Messico veniva fucilato il 23 novembre 1927 all'età di 36 anni. È morto gridando, viva Cristo Re! E si sentiva vincitore, e lo era. Questa certezza ha sostenuto i martiri e li ha resi sereni anche di fronte alla morte. Allora non dimentichiamo, il mondo non finisce con lo scenario di quaggiù. C'è un ultimo scenario che appartiene totalmente ed esclusivamente a Dio. Gesù verrà e siederà sul trono della sua gloria. Quanto è consolante ripetere queste parole che nascondono la più bella certezza cristiana. Gesù verrà. E che cosa accadrà quando ritornerà Gesù? Ci è stata anticipata la notizia dell'ultimo atto della storia. Sarà un esame sulla carità che fisserà l'ultima e definitiva graduatoria della vera grandezza degli uomini. Ognuno sarà grande quanto sarà grande la sua carità. Quanto è importante capirlo e tenerne conto. Pensate quanti falsi grandi di oggi appariranno in quel momento nella loro meschinità e li vedremo piccoli piccoli. Pertanto non basta pensare bene per essere a posto con Dio, non basta pregare, ma è necessario che la preghiera diventi carità, altrimenti essa è solo una finzione senza alcun valore. Non basta la fede, perché la fede senza le opere è morta. San Paolo è arrivato a dire, se possedessi la pienezza della fede fino a far spostare le montagne, ma non avessi la carità, io sono niente davanti a Dio. Infatti non basta conoscere Gesù, ma bisogna anche riconoscerlo in tutti i poveri che ci passano accanto, nella famiglia, nella comunità, nell'ambiente di lavoro, nelle amicizie, nelle situazioni concrete della vita. La vita di ogni giorno. Lì bisogna riconoscere Gesù. Gesù, per illuminare l'ultimo momento della storia, ricorre ad un espediente narrativo di forte impatto e di chiaro avvertimento, il dialogo tra lui e le anime. Meditiamolo brevemente, perché ci riguarda personalmente. Gesù dirà, io ero affamato, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, ero nudo e mi avete vestito, ero malato e mi avete visitato, ero carcerato e siete venuti a trovarmi. I giusti diranno, ma quando, Signore, ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, ammalato, carcerato? Gesù risponderà,
E sarà così. Ogni volta che avete fatto queste cose, a uno solo di questi fratelli più piccoli, voi l'avete fatto a me. Queste parole impressionarono tanto Madre Teresa di Calcutta e divennero il programma e l'ispirazione di tutta la sua vita. Voi l'avete fatto a me, ripeteva spesso Madre Teresa. Gesù ha detto, voi l'avete fatto a me. Se queste parole sono vere e sono vere, allora Dio è veramente vicino, è incontrabile in mille situazioni. Se prendiamo sul serio queste parole di Gesù, tutto si illumina e diventa un'occasione di amore, un'occasione di bontà. Noi possiamo davvero servire Dio, accarezzare Dio, assistere Dio, curare Dio nei fratelli che hanno bisogno di noi e sono accanto a noi. Da lì bisogna partire, da quelli che ci stanno accanto. Non perdiamo nessuna occasione, perché poi nell'ultimo giorno avremo un pungente rammarico. Potrebbe nascere una domanda dentro di noi. Quale vantaggio abbiamo noi cristiani nei confronti di coloro che non sono cristiani? Va subito chiarito un fatto. Se per vantaggio noi intendiamo una specie di passaporto che ci introduce nella festa di Dio a prescindere da quello che siamo dentro e da quello che facciamo oggi, è bene precisare che questo passaporto speciale non c'è, non esiste. O meglio, il passaporto c'è, ma è uguale per tutti. Ed è la carità. Noi cristiani, allora, che cosa abbiamo in più? Abbiamo il privilegio di saperlo. E questo è un grande dono, un grandissimo dono. A questo punto, dopo aver ascoltato il Vangelo di oggi, resta una sola cosa da fare. Preparare oggi con i fatti la risposta alla domanda che Gesù un giorno ci farà, così come ci ha avvertito. Preghiamo gli uni per gli altri, affinché tutta la nostra vita diventi carità, a partire dai piccoli gesti quotidiani, dentro le nostre famiglie e verso le persone che avviciniamo e che possiamo aiutare in mille modi, anche con un semplice sorriso. Sì, anche un sorriso può essere un gesto di grandissima carità. Madre Teresa diceva, un sorriso non costa niente e compra tutto. Ed è vero, e si può facilmente verificare. Mettiamoci bene in testa questa certezza evangelica. Davanti a Dio ci si arricchisce donando e non accumulando. Teniamone conto oggi. Sia lodato Gesù Cristo.